Ciao, Mister, buongiorno. buongiorno. Da domani il risultato inizia ad avere un'importanza. Nella fattispecie c'è un passaggio del turno in Coppa Italia che qua manca da due anni, tra l'altro. Però siamo sempre al 10 d'agosto, c'è sempre un mercato apertissimo. E quindi ti chiedo, al di là del risultato, perché si gioca sempre per quello, ovviamente, eh, dov'è il tuo focus principale? Cioè cos'è che da domani tu vuoi vedere con il punto esclamativo da parte della squadra? Ma è chiaro che il focus deve essere principalmente sul fatto che <coughs> Quando si gioca, indipendentemente se è una gara ufficiale o meno, bisogna andare sempre in campo con l'obiettivo di vincere la partita. E il focus principale è quello di cercare di vedere quello che si è fatto fino adesso. In questo periodo abbiamo, i ragazzi hanno lavorato molto bene, sia sotto l'aspetto fisico che anche sotto l'aspetto tattico, quindi quelle proposte fatte eh, durante questo periodo vorrei rivedere le riproposte in campo, in una gara ufficiale, dove il passaggio del turno comunque già ha un, un valore assoluto per quanto riguarda la partenza stessa. Buongiorno mister, Buongiorno. Eh, io le chiedo invece prima un primissimo bilancio di questo primo mese in azzurro, se per esempio il percorso fatto è quello che si aspettava, se siamo un pochino più avanti, magari un pochino più indietro rispetto a quello che aveva previsto. No, no, sotto l'aspetto de del lavoro siamo in linea con, con il lavoro che abbiamo fatto, perché comunque c'è una programmazione, poi indipendentemente da... Quelli che sono arrivati dopo, vuoi per la nazionale, vuoi per qualcuno che era infortunato, è chiaro che poi eh, dal lavoro di squadra si deve ragionare sul lavoro singolo, ma per quanto mi riguarda diciamo che siamo a un buon livello per quello che, che, che sono i ragazzi che hanno iniziato sin dal primo giorno, ma anche con quelli che sono arrivati dopo. È chiaro che, e poi mano a mano eh, la programmazione cambia perché giocatori come Lorenzo che è arrivato nell'ultima settimana chiaramente dovrà cercare di allinearsi del tutto eh, con il resto dei compagni, ripeto, però devo dire che su una programmazione i ragazzi hanno lavorato benissimo, è chiaro che poi ci sono degli intoppi di alcuni infortuni come Valuchevich Valuke, che purtroppo eh, da quel punto di vista eh, l'abbiamo perso per qualche giorno e per qualche partita, eh, sperando appunto che questo percorso di crescita non ci porti poi ad avere altri infortuni perché poi eh, in questo momento è, è bene che numericamente siamo più al completo. Ecco. Mister, la faccio parlare subito dell'avversario. Eh, se ha visto qualcosa se sa qualcosa cosa ci dobbiamo eh, aspettare la cosa definisci per un qualcosa significa 3-4 partite 10 partite no sì, però capisco credo, che no, a no. inizio campionato così non sia sì, semplice si hanno capi delle capire eh. nella preparazione legale perché le partite da esaminare e ne sono poche e però ci si organizza sempre per cercare di analizzare delle partite quella che hanno fatto con la Juventus eh, under 23 e quella che hanno fatto con il Cagliari è una squadra che ha ha cambiato l'allenatore, ma ha mantenuto credo che l'anno scorso il Caranzaro sia una delle squadre che ha effettuato il miglior calcio. Venivano da un percorso eh, di un ciclo importante perché hanno vinto il campionato della Serie C e la Serie B. Hanno rischiato di vincere il campionato di Serie B tramite i playoff. Quindi, sicuramente è una squadra che ha entusiasmo. Si conoscono da molto tempo. Hanno mantenuto quel principio di, di giocare bene, che non significa nulla nel calcio se poi non si abbina al risultato. Ma loro, devo dire, in questo periodo hanno abbinato il bel calcio anche a dei risultati. Quindi, quei principi li hanno mantenuti. È chiaro che in queste due partite analizzate hanno giocato in maniera diversa. Come Sistema di gioco, e quindi questo lo sapremo solo domani come ci affronteranno. però noi, a prescindere dal valore dell'avversario, quando andiamo in campo dobbiamo andare per incidere, per, essere, per fare il calcio propositivo, per essere determinati in fase difensiva. Indipendentemente dall'avversario, noi sappiamo quello che dobbiamo cercare di fare in campo. E quindi dobbiamo far sì che eh, quello che abbiamo fatto in amichevole con la Sampa, che abbiamo fatto, secondo me, sotto l'aspetto la, della prestazione, soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato tante palle gol. L'aspetto da migliorare è che tu, con tutte quelle palle gol, eh, le dobbiamo concretizzare perché se no, dopo il risultato, invece di pendere dalla tua parte, pende dalla parte dell'avversario, e questo non ci deve eh, non ci dobbiamo abituare a questo. Mister Buongiorno. In pratica buongiorno. mi ha praticamente anticipato la domanda che le volevo fare, perché mi ha colpito molto due frasi che lei ehm, diciamo così, ha portato ai microfoni nelle ultime settimane. Il giorno della presentazione ha detto abbiamo intenzione di partire forte, e poi, dopo la partita con la Sandoria, che soltanto è il risultato, perché è bugiardo rispetto alla prestazione offerta, l'ho vista davanti alle telecamere molto determinata a far capire subito ai suoi uomini che non si devono abituare a perdere, ma anzi, devono andare subito a cercare di ribaltare la situazione negativa. Sembra che questo sia un sentimento di, iniziare, di questo inizio stagione. Ma io credo che i ragazzi in allenamento hanno sempre dimostrato eh, grande professionalità, grande disponibilità. E devo dire che, nonostante ci siano delle temperature assurde, perché veramente quest'anno fa veramente caldo, e raramente ho rimproverato i ragazzi in allenamento, anzi eh, quasi mai, se non magari per qualche atteggiamento, ma non sull'intensità degli allenamenti e quant'altro. Siccome io credo. Che il risultato della partita, il lavoro quotidiano, il lavoro settimanale che noi andiamo a proporre le, tutti i giorni, eh, quando veniamo qui, eh, il mio dispiacere è, è quando soprattutto magari sul campo si meriterebbe un risultato diverso e non siamo stati bravi a portare quel risultato a casa, vuol dire che abbiamo commesso degli errori che sicuramente non sono dell'impegno perché questi ragazzi non gli posso imputare niente. Però sotto l'aspetto tecnico qualche errore l'abbiamo fatto perché se anche l'anno scorso magari come caratteristica una squadra che ha. Eh, ha fatto pochi gol, quell'aspetto va migliorato col lavoro quotidiano sull'aspetto tecnico ma molto dipende anche dalla determinazione e dalla voglia di andare a far male all'avversario, ci sono dei giocatori che secondo me possono determinare di più, non sto qui a fare nomi, mi auguro che possano cambiare questi numeri che fino adesso non sono stati importanti per le caratteristiche che hanno quindi io devo lavorare solo per migliorare la squadra, sotto l'aspetto fisico sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto anche sotto l'aspetto mentale e la partita con la Sampra si è persa secondo me sotto l'aspetto mentale perché ci vuole più cattiveria nel cercare di concretizzare le tante occasioni da gol fatte. Buongiorno mister, non le chiedo le possibili scelte di formazione di domani ma mi soffermo su due singoli, ovvero Esposito e Fazzini. Le chiedo in che posizione le vede meglio in campo e se sono giocatori duttili che potrebbero rivestire più ruoli e poi le faccio anche una domanda secca visto che anche la scorsa settimana ne ha un po' parlato se ha già deciso il capitano della sfida di domani. Allora, per quanto riguarda i due, a me non piace parlare di singoli perché io credo che nel calcio si debba parlare di, di squadra, no? però per caratteristiche sono due giocatori che secondo me Fassini può, può, può ricoprire diversi ruoli. Io in questo momento lo sto utilizzando come centrocampista più avanzato perché ha qualità. E a qualità per determinare perché ha assi, sta tiro e quindi lui deve, deve capire che sotto questo punto di vista quei numeri li deve migliorare. E esposito, indipendentemente se lo si utilizza come punta centrale, come seconda punta, con una posizione di tre quarti, gli piace molto giocare, sa legare molto con la squadra. Io credo che poi. E non bisogna ragionare solo ed esclusivamente su, su un modulo o su un, un ruolo, perché comunque poi eh, si deve differenziare quando si è in possesso di palla oppure quando la palla c'hanno gli avversari. Quindi eh, si va ad occupare delle zone di campo, delle posizioni. Sicuramente quello che mi preme è cercare di mettere ogni singolo giocatore in una zona dove può determinare dove si trova eh, meglio. Senti. Per quanto riguarda il capitano, è stato... <coughs> valutiamo, è chiaro che la squadra credo che abbia già individuato qual è il loro capitano perché su un cambio se avete fatto caso una partita con la Sampa e eravate distratti, molto probabilmente poi questa scelta eh, dipenderà anche dal fatto se uno sta bene, se gioca con continuità, eh, però quello che... Mi preme dire che un solo giocatore, la scelta del capitano, sia importante perché è il gruppo che decide che, eh, chi è il capitano perché è, è colui che viene più rispettato, è colui che magari viene più ascoltato, eh, quindi il leader dello spogliatoio. Ma da solo, come ho già detto l'altra volta, eh, da solo il capitano non, non, non fa nulla, quindi se non ci sono quei 4 o 5 giocatori. Eh, che, che fanno capire un senso di appartenenza che credo che qui ci sia, qui ad Empoli, eh, che è storia per il modo di lavorare o, o, o il modo di affrontare ogni singolo campionato, è importante quel senso di appartenenza, quei 4-5 giocatori, di farli trasmettere a tutti quelli nuovi, vecchi eh, o giovani che arrivano qui ad Empoli per capire com come si lavora. Però poi la scelta del capitano penso che tra un po' la decido. In testa l'ho già decisa, però lo vedrete. È chiaro che molto probabilmente, se domani non parte dall'inizio, eh, difficilmente può fare il capitano. Senti, non so se sei abituato ad aprirti un po' sulla formazione alla vigilia, io ci voglio provare adesso e capire se a grandi linee, in questo momento, l'11 titolare può essere molto, molto, molto simile a quello che abbiamo visto contro la Samp una settimana fa, o se invece hai dei dubbi rispetto a quella formazione. No, devo. innanzitutto bisogna valutare un paio di, di, di ragazzi eh, che hanno avuto dei problemi tra ieri ed oggi e quindi queste sono valutazioni che si fanno anche con il dottore spesso e volentieri, non è che un allenatore non vuole dare la formazione, perché io penso che un modo solo per rispettare i, i miei ragazzi è ragionare fino all'ultimo momento su tutti gli elementi, valuto anche magari come uno sale sul pullman il giorno della gara, come si presenta il ritiro, dalla faccia con cui si sveglia, quindi l'unico modo mio... Per rispettare i miei ragazzi e, e, e ragionare fino in fondo quali possono essere, secondo me, gli undici di partenza. Che non sono importanti solo quegli undici che partono, soprattutto adesso che per fortuna ci hanno messo i cinque gambi. Credo che nel, per il raggiungimento dell'obiettivo quelli più importanti sono quelli che magari tra virgolette giocano meno, e eh, che comunque alzano il livello dell'intensità dell'allenamento. Io credo che. Eh, non è che. Eh, sì, si può fare anche pretattica su alcune, alcune circostanze, ma quello che veramente mi preme eh, personalmente eh, è ragionare fino all'ultimo secondo eh, sulla scelta degli undici. È chiaro che. Eh, su due giocatori bisogna valutare, è chiaro che è Colombo che è arrivato adesso, io devo cercare di portarlo alla massima condizione, ragionando se farlo giocare, ma anche dopo magari facendogli fare degli allenamenti differenziati. Su Alberto Grassi bisogna ragionare, poiché ha due giornate di squalifica in campionato e sta rientrando dalla di Bologna. Noi si ragiona sempre a 360 gradi su tutto quindi, e, e poi alla fine si fanno le scelte migliori. Eh, considera anche il pensiero dei dottori di Fiso perché eh, oggi come oggi nel calcio di oggi è importante eh, curare il particolare, il particolare poi ti porta a fare la differenza e a raggiungere l'obiettivo, qualsiasi obiettivo uno si prefigge all'inizio del campionato. Se partono gli impegni ufficiali, chiaramente ancora mercato aperto, c'è ancora una ventina di giorni per operare. In questo momento forse è il centrocampo, il reparto in cui vi state concentrando maggiormente magari a portare le ultime pedine per completare la rosa? Non sono abituato a... A parlare non per mancarti di rispetto ma non sono abituato a parlare di mercato a ridosso di una partita alla vigilia di una partita per me in questo momento l'unico pensiero che ho in questo momento è, è il catanzaro di domani sera quindi a ragionare eh, su chi far scendere su che modo dobbiamo interpretare la gara su tanti aspetti eh, sul mercato ho già detto eh, che c'è eh, la società eh, c'è un direttore sportivo ma principalmente eh, per quanto mi riguarda io devo ragionare solo di sul campo, soprattutto a una vigilia di una partita, di una gara ufficiale. Mister, le chiedo l'ultima cosa sempre sulla difesa, eh, ritorno alla partita contro la Sampdoria perché poi non abbiamo avuto modo di, di parlarne, le volevo chiedere un suo commento sulla gara di Goglicidze che è un ragazzo che l'anno scorso non abbiamo praticamente mai visto in Serie A e se quest'anno può rappresentare una pedina importante. Però eh, ti ho detto che non mi piace parlare di singolo e tu mi rifai un'altra domanda sul singolo, però oggi te lo concedo e ti rispondo. E secondo me ha fatto una buona gara, e bisogna considerare il percorso di, di questi ragazzi, quando sono arrivato eh, devo dire che a, a, ancora attualmente io con lui mi arrabbio perché gli ho detto che deve imparare una parola di italiano al giorno e sono passati più di 30 giorni e 31 parole in italiano ancora non le dice. Però detto questo, ma per, lo dico per lui, per il suo inserimento, perché è un giocatore che secondo me ha prospettiva, perché fisicamente ha dimostrato che è un giocatore che ci può stare. È chiaro che poi il percorso di crescita dipende anche molto da lui. Contro la Sampa ha fatto una buona gara, è uscito perché aveva delle difficoltà fisiche che lo ha costretto anche ieri a non fare del tutto l'allenamento. Però sta crescendo perché dal primo giorno in cui sono arrivato, dove veramente faceva molto fatica a fare gli allenamenti intensi, devo dire che si sta adeguando agli allenamenti e quindi questo è un aspetto molto positivo. E quell'altro aspetto dipende da lui. La velocità di crescita poi dipende dal singolo ragazzo, da quanta voglia ha, da quanta determinazione ha nel cercare di... Mettersi subito al livello degli altri. Per quanto riguarda me, come allenatore, non esiste una carta d'identità. Per me, o è giovane o ha 37-38 anni come Ciccio Caputo, io quello che faccio valuto il campo e basta perché ci sono le categorie e non la carta d'identità.